Benvenuti negli Astrovan Studios, ragazzi. Qua è come New York. Avete presenti i telegiornali dove si vede la star da fuori con le persone che camminano? Qua è la stessa cosa. Se vedete passare qualcuno a salutare, è tutto normale. Se state guardando questo video prima dell'11 febbraio, siete dei super fenomeni. Ok, se lo state guardando dopo, siete dei fenomeni comunque. Ma vuol dire che quindi siete incuriositi dal progetto della Creative Academy? Avete già visto la landing page? Avete già qualche informazione? E volete saperne di più? Infatti in questo video vi voglio mostrare come svolgerò una delle mie lezioni di Content Creation Tips, dove vi farò vedere quello che succede nel processo creativo di quando creo un contenuto, di quando facciamo uno shooting. Quindi vi farò vedere tutto il behind the scene, il dietro le quinte di cosa succede quando creiamo. Bene, io sono pronto, vestitevi pesante perché andiamo al freddo e da quel che mi dicono sta anche nevicando. La condizione c'è, Madre Natura ci ha regalato questo spettacolo. Adesso gasiamo. Tutto. Nice, bro! Oh my god, dude! Oh my god, dude! Stiamo facendo una produzione per GoPro. Allora, come nasce questo progetto? Individuo una location, uno sport da fare. Chiamo degli amici, creator e atleti per la maggior parte delle volte. E poi contatto GoPro dicendo: andiamo in questa location qua. Possiamo realizzare dei contenuti per voi? Loro mi hanno risposto dicendo: sì, ci interessa, possiamo darvi un supporto di un budget, però vogliamo avere questi contenuti qua. Principalmente hanno chiesto 10 foto scattate con GoPro 10 o Max, con focus su avventura, neve, azione, prospettive interessanti e uniche. Un video da 45 secondi che è un mix di action e lifestyle. E poi per i miei canali devo fare un post con un carosello di foto e poi un post con un video che probabilmente sarà quello che editerò. E adesso torniamo sulla neve perché vi mostrerò come abbiamo realizzato certi scatti e tutto quello che è successo durante il nostro primo giorno di shooting. Quindi tu hai Max Mod e filmi a 2K60 in 4 terzi, giusto? Yeah. Max Lens Mode, yeah. 2.7K, 4.3. Yeah. In super view 60 frames, quindi è insane for POV, è molto, cioè un po' più ampio della GoPro normale, quasi come una GoPro Max, almost like almost, a Max, yeah. No? Lui lo usa sempre per i POV, quindi per le riprese in prima persona. Io personalmente uso di più la Max in 360, così magari posso cambiare anche la gradatura, oppure GoPro 2K60 in 4 terzi normale, senza il Max Mod. Adesso proverò a farvi vedere come facciamo sto shot usando la GoPro sulla mano destra e la Max sulla mano sinistra. Dovrebbe funzionare perché comunque abbiamo fatto la linea prima, è venuta bene, Alvaro mi ha seguito. Devo solo capire un attimo la velocità, però vorrei farvi vedere come faccio lo shot, perché dovrò stare abbastanza basso, anzi voglio stare basso e prendere questo salto che fa lateralmente. I'm down to try from here. Ok, let's try slow from here, okay. And then getting the speed. Yes. GoPro Max sulla sinistra, Alvaro sulla destra. Let's go! Let's go! Oh my god, dude! I got it perfect! I was looking at the screen! Oh my god, dude! Cioè, capite? Fare uno shot così è divertente quanto fiarla. Porca miseria, oh. Allora, cosa succede quando facciamo questi shooting? Tipo in seggiovia, o comunque quando ci fermiamo, guardiamo tutte le riprese che abbiamo fatto, capiamo un po' cosa abbiamo, cosa dobbiamo consegnare a GoPro in questo caso, o cosa possiamo usare, no? Per i nostri canali, e poi vediamo che cosa ci manca e cosa possiamo fare. Poi stiamo sempre cercando di fare shot uno diverso dall'altro, prima magari uno a destra, poi un altro a sinistra, poi magari uno slow motion, POV, quindi cioè già oggi abbiamo un botto di roba, potrebbe benissimo uscire un video da un minuto. Poi comunque sia io che Alvaro, stai capendo tutto, vero? You understand everything, right? Something? ci divertiamo sia a sciare che a fare video, cioè tutto bello. Keep snowing, eh? More snow. Poi cosa abbiamo qua che stiamo sfruttando per questi shot? Beh, intanto il mood è pazzesco, no? Sono questi alberi innevati e un po' di nebbia, quindi è questo mood un po' mistico. Ho fatto le riprese Alvaro, che con la giacca rossa
si distingue molto da questo sfondo ed è bellissimo, anche perché in mezzo agli alberi non ci sono troppe, cioè, pietre o radici, gli alberi sono molto distanti, quindi riusciamo a creare delle belle composizioni. Guarda un po'. Queste riprese qua in slow motion le stiamo facendo a 2K, 240 frame, che è molto buono. Normalmente uso 120 a 4 terzi, perché a volte quando non c'è tanta luce 240 può sgranare un pochino, però sta venendo bene, specialmente adesso che c'è neve fresca, sono tutti questi dettagli che si muovono, è una figata. Probabilmente verrebbe lo stesso anche in acqua, facendo riprese in mare, delle onde di surf, di qualsiasi cosa, e magari anche con della terra, tipo in moto, con qualsiasi cosa che si muova, dove ci sono questi dettagli. 240 frames, 2K. Oh, in good. Same mode, man. Good. Cinematic. Cinematic, dude. Yeah. Let's get more. Allora, qua abbiamo trovato un salto. Vi spiegherò un attimo lo shot. Vorrei farlo vedere con la Max, ma si è scaricata la batteria. Poche parole, allora. Alvaro salterà di lì. Terrà lì sotto, così dice. E io, allora, voglio fargli una ripresa dal lato a 2K 240 frame. E voglio aggiungerci un po' di movimento. Non è che lo seguirò proprio. Quindi partirò da qua e piano piano mi avvicino, giusto per dare un po' di movimento, non fare una ripresa statica. Ecco, proprio da qua. I need some time to pack it. No worries, io da qui mi avvicino un po' di più, proprio stando più basso possibile. È un'altra cosa. Adesso in questo momento sto usando la GoPro senza alcun stick, bastone vario, proprio solo la GoPro, perché noto che così la riesco a muovere di più, cioè con il polso ho molta più mobilità. Quindi magari se mi avvicino troppo e tipo sono vicino al soggetto, riesco a spostare la GoPro e tenerlo in campo. E, infatti prima ho fatto uno shot col palo e l'ho mancato in pieno, perché comunque puntava un po' in giù. Quindi preferisco adesso tenere la propria mano libera. Un'altra cosa che faccio in queste situazioni qua molto importante, quando scatto action, è che provo a guardare il soggetto nello schermo. Questo è molto importante, perché sì, a volte dici ok, l'ho preso sicuro, però tipo a 240 frame sono in wide, non sono in super ampio, sono in ampio, quindi preferisco guardare lo schermo, cioè so dove sto andando, ma a un certo punto per quei 2-3 secondi guardo solamente lo schermo e mi assicuro di avere il soggetto in centro. Ok ragazzi, Alvaro c'è. You ready boy? 1, 2, 3, si va. Comunque questo è matto ragazzi, eh. Lui è là, questa è la rampa, atterrerà là, là sotto, e vuole fare backflip. Whenever you want, no stress from my side, whenever you're ready. Oh my god, dude! Yes! Oh my god, dude! Yes! Holy got shit, it! That was so sick! Ha spaccato tutto! Nice, bro! Arigato, arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Okay, so you jump from here. Io proverò a prenderlo tra questi alberi e questa apertura qua. Farò uno scatto in sequenza a 30 scatti e 3 secondi. Vediamo. Le foto secondo me sono venute bene. Le sto guardando adesso. Sarebbe stato bello avere il soggetto un po' più sulla sinistra in questo caso. E poi è leggermente mossa. Onestamente non ho guardato i tempi di scatto. Però secondo me questa è venuta bene. Magari il fatto che sia mossa dà anche un po' più di action e dinamicità allo shot. Allora, la GoPro Max l'ho usata in due maniere diverse, sia col selfie stick che come POV. Per il selfie stick è importante avere una lunghezza di almeno 30 cm, almeno la GoPro può realizzare questo effetto dove non si capisce da che parte sta filmando ed elimina totalmente il bastone. Deve essere drittissimo. In quel caso io avevo un bastone che era lungo un po' più di un metro, che purtroppo si è anche rotto. E l'ho usato principalmente per fare questi video dove mi riprendo da davanti. E secondo me è interessante perché specialmente nel bosco gli alberi entrano in scena un po' come effetto sorpresa e creano comunque dinamicità, velocità e azione. Max in POV, vi faccio vedere come l'ho montata sul casco. Allora, inizialmente l'avevo montata qui. Ho spostato lo stick, ne ho preso un altro, l'ho messo più frontale. Lo vedete qua davanti.
perché qua dietro prendevo un po' troppo il casco, invece qua frontalmente, senza nessuna estensione, prendo di più il corpo, le gambe, gli sci e tutto il terreno. Queste riprese con la Max le ho editate tutte con il GoPro Player, non le ho messe su Premiere, non ho fatto tutto quel lavoro lì, perché comunque mi servivano solo in questo modo, ed è venuto bene. Mi è bastato mettere in questo caso solo 3 keyframe per aggiustare un po' l'angolatura, la prospettiva, e come vedete può essere cambiato a piacimento. In questo caso l'ho tenuto abbastanza lineare, e volendo, chiaro, si può anche cambiare e riprendere in questo modo, però non avendo un'estensione non sarebbe venuto bene, quindi ho lasciato perdere. Questi giorni ho fatto i POV con la Max, almeno posso tagliarli anche verticalmente, dare altri contenuti a GoPro. Poi secondo me, aumentando un po' la velocità e passando anche vicino ad alberi e rocce, rende molto, dà tanta dinamicità, e poi la GoPro in questo modo è molto più ampia che la GoPro normale. Dall'Austria e dagli Astrovan Studios direi che è tutto, spero che abbiate capito un po' quello che succede durante questi shooting. È un format che mi piace molto, infatti sono molto curioso di vedere come si svilupperanno, tante altre situazioni ed esperienze da raccontare. Tra qualche giorno, proprio l'11 febbraio, apriamo le iscrizioni dell'Academy. So che ci sono tante persone gasate e incuriosite del progetto, probabilmente tu che stai guardando sei una di queste. Per me sarà un nuovo inizio, perché finalmente potrò focalizzarmi su un unico progetto e spero davvero di poter dare il meglio di me stesso. Vi saluto, vado a finire altri contenuti per il lancio, ci vediamo molto presto.